Benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo una cosa un pochino diversa dal solito. Dato il successo che stiamo ottenendo su Space Engineer, credo proprio di avere il dovere di presentarvi un possibile erede al trono che si mostrerà in questo 2020. Starbase. Ma prima di continuare, iscrivetevi al canale, nonché date un'occhiata al server Discord della nostra community, se volete avere tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Vi consiglio di mettervi comodi, perché questo video sarà lungo e molto dettagliato. Ma se comunque volete saltare alcune parti, controllate nella descrizione sottostante. Troverete l'indice apposito. A tutti voi, veterani di Space Engineer o di altri titoli simili, ma anche a voi che siete capitati su questo video per caso, voglio dedicare alcune parole per darvi un'idea generale su questo progetto. Ma come viene presentato sulla pagina ufficiale di Steam? Cos'è Starbase? Starbase è un titolo MMO, ovvero multigiocatore di massa online, con una dinamica di gioco basata sulla costruzione e progettazione di navi e stazioni spaziali, nonché l'esplorazione, la raccolta di risorse, la creazione di oggetti, il commercio ed il combattimento. Starbase è un titolo che è stato nascosto alla gaming community per ben 5 anni. Questo non solo mostra la serietà di un'azienda che investe il proprio denaro per lo sviluppo di un gioco, ma mostra anche di fatto il voler evitare pressioni mediatiche, che avrebbero contaminato un'idea o il concept stesso sulla quale è basata. Prendete ad esempio No Man's Sky. Cosa sarebbe potuto diventare senza tutte quelle pressioni? Ovviamente vi starete chiedendo dove tutto questo discorso voglia andare a parare. È molto semplice, il motore di gioco. Ebbene sì, il motore grafico è stato cucito su misura di questo titolo. Non è stato usato uno già riutilizzato diverse volte da altre case produttrici, ma bensì si tratta di un nuovo motore grafico al 100% biologico e croccante. La peculiarità è una combinazione voxel vertex di grandissimo spessore e senza limiti prestabiliti. Significa che il motore grafico non ha un limite di costruzione e che il danno è simulato in maniera da rappresentare realisticamente la distruttività a cui viene sottoposto. Ma in soldoni, tutto ciò si traduce in un mondo infinito, costruzioni senza limiti, stando a quello dichiarato sulla pagina ufficiale, danno realistico, che sia da impatto, esplosioni, armi da fuoco, plasma, eccetera, eccetera, e la capacità di creare qualsiasi cosa ci passi per la testa. Ma adesso passiamo al mondo di gioco. L'universo di Starbase è popolato dai cosiddetti endoscheletri, ma più semplicemente li chiameremo robots. In realtà, il cuore della civiltà robotica è attualmente localizzato su Eos, un gigante gassoso attorno al quale orbita un fitto anello planetario popolato da un'infinità di asteroidi. Ma per chi di voi adora i numeri, ecco a voi un po' di dati. Eos ha un diametro pari a 11.000 km ed ospita 10 lune per il momento. La più vicina si trova a 20.000 km da Eos e ci vorrebbero 55 ore per raggiungerla ad una velocità media di 360 km orari. Inoltre, la luna più grande ha un diametro di circa 1.000 km, mentre l'anello planetario, che dista circa 3.000 km dalla superficie di Eos, ha una sezione di 2.200 km da lato a lato, con uno spessore che arriva fino a 200 km nella parte centrale. Tuttavia, il mondo di gioco sembra essere molto più grande di quanto stiano dichiarando, perché lo stesso team di sviluppo afferma in una sezione del sito ufficiale che saranno questi pionieri coraggiosi che dovranno sperimentare costantemente, spingendosi oltre i confini dell'attuale viaggio spaziale e delle attuali tecnologie, per poter un giorno raggiungere gli angoli più remoti della galassia. E quindi stiamo parlando di tanta roba. Inoltre, bisogna aggiungere alla lore di gioco la presenza di due corporazioni che fanno parte dell'universo di Starbase, Kingdom e l'Empire. La seconda è quella che risulta avere il maggior controllo delle stazioni principali e di rifornimento, ma questo è destinato a cambiare, dato che anche i player potranno generare delle fazioni, però è una cosa che andremo a scoprire più avanti. Adesso entriamo nella parte seria di questo video. Ebbene sì, la distruzione. Prima della creazione avviene la distruzione, o almeno è quello che Lord Beerus ripete ogni volta. Il primo video di presentazione sulle meccaniche di gioco era infatti basato sulla presentazione di questa caratteristica. Viene ribadito diverse volte che grazie a questo nuovo motore di gioco avremo la possibilità di danneggiare, distruggere qualsiasi oggetto esistente, nella maniera che più ci piace ed esattamente come vorremmo. Riempire qualsiasi cosa di buchi o farle esplodere in mille pezzettini o magari usare un laser per tagliare delle sezioni precise, il danno sarà realistico e seguirà la direzione dei proiettili. E oltre a questo va aggiunto il danno da frattura, dove, a seconda dell'arma utilizzata, comporterà la frantumazione dell'oggetto.
ovviamente sia il danno da frattura che voxel, possono sussistere nello stesso momento. Ogni oggetto, dal bullone più piccolo alla trave più grande, può essere fatto a pezzi, indiscriminatamente. Ovviamente, una delle componenti più importanti di questo titolo sono le astronavi. Starbase ci propone due modalità principali a riguardo. La prima è quella di acquistare delle astronavi già precostruite, mentre la seconda è quella di costruire il nostro veicolo dalle fondamenta. Ma a prescindere di come le otterremo, hanno dei componenti necessari senza i quali non svolgerebbero la loro funzione. Cominciamo dallo scafo. Lo scafo è lo scheletro della nave e consiste principalmente in un mix di travi e bulloni. A seconda della tipologia di nave, che sia grande o piccola, il nostro scheletro dovrà adattarsi a quella che sarà la dimensione del veicolo. Poi abbiamo il telaio esterno, che invece si colloca nella parte esterna dell'astronave ed è collegato alla struttura dello scafo anch'esso tramite i bulloni. Ovviamente questa parte è cruciale sia dal punto di vista estetico, ma anche dal punto di vista di protezione da eventuali danni. Anche il telaio interno ha la stessa funzione, solo che verrà costruito all'interno del veicolo. Su di questo poi potremo collocare altri oggetti o componenti. E poi abbiamo il generatore, un componente cruciale di ogni astronave che ci permette di produrre energia e di alimentare quasi tutti i componenti. Il generatore è composto da diverse parti. La prima è il gruppo elettrogeno, che produce energia. La seconda è la scheda di raffreddamento, che viene alimentata con le dovute celle di raffreddamento. Poi la camera di combustione, alimentata tramite delle barre di combustibile, un modulo per la presa di corrente e opzionalmente un intensificatore, che può essere usato per migliorare l'efficienza del generatore. Poi abbiamo i propulsori, senza i quali non potremmo muoverci nello spazio. Per funzionare hanno bisogno di carburante ed energia, quindi sarà anche necessario costruire appositi serbatoi di carburante per alimentare il nostro sistema. Il centro di comando, dove inseriamo tutti i comandi di controllo del veicolo, che sono completamente personalizzabili. E infine l'unità di controllo di volo, che riceve i comandi dal centro di comando e che invia queste informazioni al computer di bordo. Il motore di gioco, inoltre, svolge complessi calcoli sulla durabilità dei componenti di ogni navicella. I componenti che utilizzeremo devono essere appropriati e lavorati con i dovuti materiali, in modo da poter conservare la completa integrità dell'astronave. Ovviamente, questi citati sono solo gli elementi essenziali. E se tutti questi componenti verranno posizionati in maniera corretta, il nostro veicolo sarà in grado di decollare. Gli endoscheletri. L'endoscheletro, o robot, è l'unità tramite la quale svolgeremo qualsiasi azione in Starbase. Per nostra fortuna, non richiede cibo, ossigeno, carburante o altro per funzionare. È inoltre molto resistente e fino a che il nucleo rimane intatto all'interno del torace, continuerà a funzionare senza problemi. Se uno o più arti, o perfino la testa, vengono distrutti, il nostro robot continuerà a svolgere le sue funzioni senza problemi, più o meno. Ogni endoscheletro è dotato di stivali elettromagnetici. Questi ci permettono di agganciare il nostro robot su qualsiasi superficie metallica. Inoltre, in dotazione, c'è anche un jetpack che potremo utilizzare per muoverci nello spazio aperto. Ma ovviamente dobbiamo anche parlare della personalizzazione. Ogni robot può essere personalizzato nel dettaglio. 19 diversi slot possono essere personalizzati singolarmente tramite una combinazione fra colori e modello di armatura. Ma adesso scendiamo ancora più nel dettaglio sulle meccaniche di gioco. Quali sono gli strumenti che i nostri robot endoscheletri avranno a disposizione all'interno di Starbase? In Starbase abbiamo una varietà di strumenti che ci permettono di creare, costruire, distruggere, recuperare risorse e molto altro. Cominciamo dal Bolt Tool, ovvero il bullonatore. Questo strumento ci permette di attaccare o staccare i bulloni da o su qualsiasi superficie, ma di solito viene utilizzato per attaccare più pezzi o componenti insieme. Poi abbiamo lo strumento cablaggio, o cable tool. Viene utilizzato per piazzare o rimuovere i cavi per il passaggio della corrente. E ancora, lo strumento tubature, o pipe tool, permette il trasporto delle risorse da zona A a zona B, tipicamente usato per trasferire il carburante dal serbatoio ai propulsori. Poi abbiamo il costruttore o building tool, che ci permette di costruire o riparare gli oggetti a patto che abbiamo nel nostro inventario le risorse necessarie, e ancora lo strumento durabilità o durability tool, che ci permette di verificare delle zone di debolezza sul nostro veicolo o se è in grado di sostenere un viaggio nello spazio, poi il laser cutter, che ci permette di tagliare dei voxel da un oggetto, utile se vogliamo recuperare dei componenti da delle navi distrutte o se vogliamo abbordare una nave nemica,
Lo strumento universale Universal Tool, uno strumento che ci permette di interagire con qualsiasi dispositivo, dall'impostare dei semplici dispositivi come un tasto che apre una porta, fino a dispositivi più complessi come il settaggio delle fabbriche. Ed infine il piccone, tramite il quale possiamo raccogliere le risorse dall'ambiente circostante, oppure semplicemente agitarlo a caso cercando di fare una kill. E parliamo delle stazioni spaziali. Un elemento molto importante in Starbase è la presenza di stazioni, ossia delle strutture stazionarie create e curate dagli stessi robot. La dimensione di queste strutture varia al variare delle necessità che sorgono all'interno della comunità che ci vive. Le stazioni possono essere costruite tramite lo strumento di creazione delle stazioni. Sulle stazioni più grandi è anche possibile affittare le zone per poi costruirci quello che più ci pare. Ovviamente, per alimentare queste strutture, avremo bisogno di una fonte di energia che, in questo caso, ci verrà fornita dai pannelli solari. Piccola parentesi, l'energia prodotta potrà anche essere rivenduta alla stessa stazione, così che i player potranno usufruirne per un prezzo adeguato. Ma quali sono le tipologie di stazioni presenti? Sulla guida ufficiale ne vengono mostrate tre diverse tipologie. La gas station, dove potremmo rifornirci di carburante e propellente. Di solito sono presenti vicino le capital megastation o in certe zone vicino alla fascia. Tuttavia, fate attenzione perché in alcune zone non ci saranno. Quindi, per spedizioni lunghe, è meglio fare un buon carico di risorse. Poi abbiamo la trading station. Anche queste si trovano vicino alle megastation o alla fascia. Ogni stazione si occupa di una combinazione diversa di risorse, quindi potremmo usare il vecchio trucco di acquisto a basso prezzo e rivendita ad alto prezzo in un'altra stazione. Infine, le Capital Megastation. Queste stazioni non hanno una forma definita e variano a seconda della popolazione che ci vive. Il diametro può anche essere di centinaia di chilometri e dipende dalla comunità che ci abita sopra. Man mano che si aggiungeranno nuovi player, la stazione tecnicamente potrà crescere in maniera infinita. Ovviamente, volendo, potremmo costruire la nostra stazione con tutto ciò che ci occorre. La raffineria risorse o una fabbrica per la costruzione di armi o di componenti per astronavi, di imballaggio, proiettili, potenziamenti, eccetera, eccetera. Le armi. Quando si tratta di parlare di armi, preferisco fare un capitolo unico, e quindi affronteremo questa parte in tre sezioni diverse. Armi fanteria, armi modulari e missili e siluri. Nelle armi di fanteria ne contiamo 12 diverse per il momento. La prima, la pistola, non ha bisogno di altre informazioni. La seconda, il repeater, che è una pistola mitraglietta con una precisione molto bassa. Terza, il revolver, lento ma con una potenza di fuoco superiore rispetto alle precedenti. Quarto, il fucile a pompa. Quinto, fucile d'assalto standard. Sesto, fucile da battaglia. Fucile laser. Il bolter. Il fucile antigel, il fucile Gauss, il lanciafiamme ed infine il fucile da cecchino. Poi passiamo alle armi modulari, che sono di quattro tipologie diverse. Tuttavia, essendo per l'appunto modulari, possono avere delle caratteristiche estremamente diverse fra loro. Di base le armi sono quattro e sono l'autocannon, il cannone laser, il cannone al plasma ed il rail cannon. Tuttavia, le armi modulari sono composte a loro volta da quattro pezzi diversi. La parte frontale, che spara il proiettile. Quella al centro, che converte il proiettile in attivo. Poi la parte del refrigerante, per evitare che il cannone esploda. Ed infine il caricatore, che contiene le munizioni. Queste parti possono avere statistiche diverse e a seconda quindi di quelle che andremo ad assemblare, avremo delle armi con delle caratteristiche specifiche. Ed infine un discorso molto simile va applicato anche a missili e siluri, solo che questi verranno costruiti o magari li compreremo già fatti da altri player per poi caricarli nel nostro lanciamissili slash siluri. Per i missili ci sono quattro componenti modulari diversi che decidono la velocità, la durata di volo, la forza di esplosione e la tipologia di attivazione del missile. Per i siluri invece ci sono più parti, ma alcune possono essere opzionali. Ad esempio, oltre a quelle elencate precedentemente, avremo anche la possibilità di aggiungere degli YOLOL chips e anche dei propulsori RCS. Risorse, trasporto e costruzione. Già dalle prime fasi di gioco avremo modo di guadagnarci qualche credito tramite lavori molto semplici. Ad esempio, potremo iniziare a lavorare per una delle sedi di estrazione mineraria sulla stazione o mettere a disposizione il nostro tempo per costruire dei componenti per altri giocatori. Tutto questo ovviamente ci verrà retribuito e una volta accumulato qualche soldo li potremo investire in una nave semplice, magari di seconda mano. In questo modo potremo generare più crediti tramite l'estrazione di risorse dagli asteroidi.
mentre per quanto riguarda il cargo, sia le risorse che gli oggetti possono essere trasportati tramite un sistema cargo. Grazie a questo sistema potremo spostare queste risorse da punto A a punto B. Alcuni di questi metodi sono semplici casse di trasporto ancorate o bullonate all'interno della nostra nave. Altri metodi invece sono meno convenzionali perché richiederanno energia elettrica per funzionare, come le casse a contenimento. E infine, per quanto riguarda la costruzione, come abbiamo già accennato, possiamo costruire tutto quello che vogliamo su Starbase, a patto che abbiamo le risorse. Queste risorse vanno raffinate e poi verranno utilizzate per produrre gli oggetti che a noi servono. La costruzione degli edifici e delle navi avviene tramite due modalità specifiche. La prima è la costruzione manuale, tramite un blueprint acquistato precedentemente o che viene progettato da noi. La seconda, invece, è quella proprio di costruire la nave a braccio, quindi blocco per blocco, trave per trave. Infine, una piccola parentesi che vi suggerisco di approfondire sul sito ufficiale riguarda i materiali presenti all'interno dell'universo di Starbase. Ne abbiamo di diversi tipi e si distinguono in categorie. Abbiamo i materiali rocciosi, che sono i più economici, che vengono principalmente usati per le stazioni. Minerali industriali, migliori di quelli precedenti. Minerali nobili inferiori, più rari da trovare dei precedenti. Minerali nobili superiori e che permettono di costruire componenti elettronici superiori. Risorse congelate, che diciamo sono intesi come dei liquidi, ed infine le leghe, che si otterranno sicuramente tramite la lavorazione di più tipologie di minerali. Quello che vi ho citato sono solo le categorie dei diversi materiali. Al momento ne contiamo solo 25, ma molto probabilmente sono destinati ad aumentare. Programmazione. Ebbene sì, all'interno di Starbase avremo la possibilità di creare oggetti dalle funzionalità semplici o complesse tramite appunto l'uso del linguaggio di programmazione, chiamato YOLOL. Ovviamente non è una cosa necessaria, ma ci darà modo di realizzare costruzioni più complesse implementando nuove funzionalità che sarebbero impossibili senza un minimo di programmazione. Vedo già alcuni di voi entrare nel panico pensando che adesso dovranno studiarsi della programmazione per godersi Starbase, ma posso assicurarvi che non sarà necessario. All'interno del mondo di Starbase ci saranno migliaia di player, alcuni dei quali metteranno sicuramente a disposizione il loro talento, quindi se non avete testa o voglia di imparare a programmare, comprate un'astronave oppure uno script già creato tramite Blueprint. Eh sì, perché tutto può essere messo in vendita, anche Blueprint. Ma torniamo sui nostri passi. Di cosa abbiamo bisogno se volessimo iniziare a programmare in Starbase? Innanzitutto di uno YOLOL chip. Ne esistono di diverse tipologie tramite le quali possiamo svolgere calcoli più o meno complessi. Il tool universale, se vogliamo modificarlo on the go. Ed infine un chip socket dove poter inserire il chip. Grazie a questo dispositivo il nostro script potrà essere letto da tutto il circuito. Gli script sono in grado di accedere a qualsiasi cosa nel data network, che sono tutti quegli elementi collegati fra loro tramite la corrente. Quindi, fino a che un componente è collegato alla rete elettrica, potremmo accedervi senza problemi. Ovviamente c'è anche il modo di differenziare le diverse reti fra loro in modo da non fare confusione. Per maggiori informazioni vi consiglio di dare un'occhiata all'interno della guida ufficiale di Starbase, link in descrizione. Inoltre ci sono tutta una serie di dispositivi che possono essere utilizzati per poter migliorare la funzione dei nostri veicoli, ad esempio il laser minerario, o il campo di contenimento, i display programmabili, luci, bottoni e tanti altri dispositivi che ancora devono essere rivelati. E adesso siamo finalmente arrivati alle conclusioni. E come vi avevo accennato all'inizio, il video alla fine è risultato essere più lungo del solito e anche abbastanza tecnico. Ma spero che questo video vi sia piaciuto e che anche voi, come me, non vediate l'ora di immergervi in questo titolo. Gli argomenti che abbiamo trattato sono tanti e spero di non averne dimenticato qualcuno. Se comunque volete saperne di più, unitevi sul nostro server Discord, dove riceverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale. E non dimenticatevi di lasciare un like, un commento e di iscrivervi al canale. Da Rudy è tutto, ma vi prometto che ci vediamo presto nel prossimo video.